Taruffi darà al rombo della sua Cisitalia un tono epico. Madame Ikié offre una dimostrazione del coraggio delle donne. Via! Subito Taruffi prende il posto di dominatore. Al terzo giro il primato della pista è già suo, alla media di chilometri 95,261. Gli tiene testa per 12 giri Cortese, che si è dovuto poi ritirare per un guasto allo sterzo. Scomparsa la Ferrari 125, tutta la gara si impernirà sull'antitesi delle Cisitalia di Abecasis e di Pernabei. Per poco più di mezzo minuto l'inglese conserverà il secondo posto. Ma quella di Taruffi è una stravittoria, come ben dimostra lo straentusiasmo degli ammiratori. Thank you.